21:46, ancora in diretta dagli studi di Curvo Ovest per questa puntata numero 16 in compagnia di Alberto Francesconi e del nostro Giulio Castagnoli, che fra un po' ci leggerà, credo, altri messaggi, no Giulio? Assolutamente, ce ne sono Assolutamente, tantissimi. stasera il telefonino va alla Che è grande, una quindi schioppettata, come no, si dice. voglio fare un riferimento, visto che abbiamo parlato di Alberto in apertura della trasmissione. Vi ricordo da questa sera e per tutti i giovedì che verranno, dalle ore 21 potete seguirci per Curvo Ovest, dalle 21 alle 22:25 circa. Petrini, un paio di settimane fa, no, venne a trovarci Petrini, ti ricordi Giulio? Disse che Tarantino quest'anno era un po' la chioccia dello spogliatoio, no? Allora Mario Santini ti chiede, chi era la chioccia di quel fantastico gruppo che ha conquistato, che conquistò con 2 mesi di anticipo la promozione in Serie D? Tosto, Dici, Tosto, era lui. era lui che capitano, che prendeva la parola, che raccomandazioni, molto come Vittorio serio, che non, momento giusto si ride, però serietà, Un leader. sì, leader, lui era lui che sistemava le cose. E poi ti chiede ancora, i tifosi hanno mal digerito l'esonero di Lazzini, qui si torna un po' indietro, la vicenda torna sempre a galla. Puoi farci tu un ritratto di quel bravo allenatore, così come... Credo che ora non mi vorrei Ponsacco, sbagliare, è al Ponsacco dove sì, sta primo in classifica. conducendosi con 2 punti di Primo in classifica, vantaggio su Pietrasanta Marina e Castelnuovo. ieri ha vinto in Coppa Italia 2-0 con il Pesce, quindi Beh, insomma, per eccellenza... sono in finale al campo delle due strade della Rondinella, per quello è diventato il punto fulcro Delle finali, delle sì. Un finali. Hanno fatto un campo bel che hanno anche sintetico, ristrutturato, mi sì, hanno fatto un risulta, le due sintetico strade. Sì, bellissimo, sì, sì. e quindi fanno la finale lì contro la Bu Cinese, che è prima nel Hai girone. giocato alle due strade? Sì, Quando era ancora nell'altro più o mondo? meno l'ho girate tutti, Tutti. sì, E sì, di sì. Lazzini cosa ci puoi dire? Lazzini, neanche a fare l'apposta, c'era oggi pomeriggio, è venuto qui in città, ci siamo sentiti per un caffè, siamo andati in via Fellungo insieme. Abbiamo trovato qualche tifoso che ha scambiato due, so, di Balbano, no? Che è sempre a vedere lui che smister, come sta? Quindi vuol dire che è sempre ben voluto. Purtroppo il calcio si sa che le cose non vanno sempre per il verso giusto. È stato, secondo me, non ingiustamente mandato via, ecco. Poteva rimanere e dare ancora tanto a Lucca. Era un Perché, allenatore che poteva fare bene. sì, perché. Lui come la prese, vabbè, ora è Lui ha preso passato del male, tempo. malissimo e tuttora Non l'ha ancora non l'ha ancora digerito. digerita, perché non si spiega il motivo. Che ha vinto con 2 mesi di anticipo, aveva creato un bel gruppo, era stimato, ben voluto, non aveva nemici oppure non aveva sbagliato a dire qualcosa di peso nei confronti di. Probabilmente non se l'aspettava neanche. No, non se Non se l'aspettava. l'aspetta. Giulio, su questa vicenda Lazzini, di quella stagione? Ma io, Tu ne sai, puoi parlare più di me perché all'epoca no, ancora che non c'entra, seguivo in prima persona la Lazio. furono date delle spiegazioni che erano quelle dove apparentemente si ritenevano inadatto ad allenare una squadra giovane, dei giovani. Quindi secondo, diciamo, il direttore a quel punto lì era un allenatore che andava sostituito perché nel progetto della Lucchese c'era questo lancio dei giovani. E lui non era ritenuto all'altezza o comunque inadatto, non adatto per guidare un gruppo di giovani. Mi stuzzichi Alberto però qui, No, no, che perché. c'entra? Queste Sì, furono furono le parole di le giustificazione. parole e le giustificazioni, diciamo così. Poi, giusto o sbagliate che siano, questo non entro nel merito perché, sotto l'aspetto chiaramente del suo lavoro, non è che lo conosco Lazzini così Lui d'altro bene. canto è andato via da stravincente, perché Certo, e poi comunque comunque. sia, dopo ha continuato anche a stravincere perché, a parte la seconda categoria con. Sì, perché L'anno scorso quest'anno è una squadra molto lui è forte, stato intelligente. Perché gli è toccato mangiare, non si può dire quel termine lì, quindi partire dalla seconda categoria Diciamo per ingoiare il avere rospo. ingoiare il rospo l'anno scorso in seconda categoria per poi avere la chance quest'anno perché il presidente gli aveva garantito che avrebbe fatto quantomeno l'eccellenza e in più 99 su 100 o tramite Coppa Italia o tramite campionato o tramite playoff vince il campionato e è al È posto in molto probabile, interregionale. molto Quindi è probabile. stato lungimirante. Sì, perché con questo titolo credo rilevato dall'altra squadra che si Sì. chiamava Pisa Sì, ha comprato Sporting il Club. Ponzacco, fa l'eccellenza. E quindi probabilmente lui farà gli scongiuri e toccherà ferro se dovesse in qualche modo Un seguire altro questa. anno allena Però l'interregionale. era in Serie D, sì. Fra poco l'intervista con Pagliuca, prima però. Ce ne sono 20 e E passa di allora dimmelo, no, questa. perché lui sta lì, no? Col fatto che ha Sto lì, criticato questo dai. telefonino, che invece è un bel telefonino, sta lì e non mi fa capire se ci sono messaggi o no. Per cui io, e allora vai. Vado. Un po' di Amarcord. Ricordi Giulio l'ultima di Rumignani a Lucca? Era con l'Olbia? Ma
Perdemmo 2-1, contentata invasione. Io rimasi nel filo spinato, poi riuscì a scappare. Questo è bellissimo. Non ci hai detto con cosa sei rimasto nel filo spinato. Speriamo con capelli, dai. Non ricordo se era con l'Orbia, sinceramente, l'ultima di Lumignani. Comunque, se me lo dici te, sicuramente te c'hai... Qui c'è un'altra memoria storica, anche se lui magari per tanti anni ha giocato. Sì. Però. Io sono... Ho molti flash dall'84 all'87, quei 3-4 anni lì sì, lui perché facevo trasferte Sorso, insomma me le sono fatte quando ero in C2 a Lucchese, e quindi Rumignani... Sorso che se non sbaglio è in Sartegna. No. Sì. Poi qualche volta a Carbonia, io non ci sono mai stato a Carbonia. Carbonia però, è giù nel sud, vicino a Cagliari, Sant'Elena Quarto, insomma... Carbonia è un posto, lo posso dire, al quale sono affettivamente legato perché è sepolto il mio povero nonno. Quindi... Lui forse se lo ricorda bene perché è rimasto attaccato al filo spinato, forse per quel motivo lì si ricorda tutto. Allora, vi ricordate del biondo in curva ovest? Forza Lucca, Fabio. Sì, io me lo ricordo, penso di aver capito a chi si riferisce. Il biondo sarebbe un altro... Il biondo. Era uno che era biondo. Il biondo era uno che veniva sempre allo stadio. Non ricordo il nome, però mi ricordo che abitava a Carraia, e questo personaggio qui era folcloristico da morire, perché fosse stato anche meno 10, lui stava a dorso nudo. Ah, grandissimo allora. Quindi questo qui ha fatto tantissime trasferte. Grande fisico allora. Magrissimo. Se nel frattempo poi non si è ammalato, poveraccio. Magrissimo, perché... forse è per quello che non si vede più allo stadio. No. Biondo, se ci sei... Se ci sei, batti un colpo. Batti un colpo, fatti vivo. Veloce però, Giulio. Firmato da Fabio. Ci ha dato un quarto d'ora in più e non leggiamo tutti i messaggi neanche stasera. Telefonino va bene, chiudo il curvo. No, non è il telefonino, va bene. E poi altri nomi, il Catellone, Luca. Sì. Scenera. Allora, questo qui ce lo manda giù 68. Dice: i segnali della società e di Bacci mi sembrano positivi e molto chiari. Che gioia domenica, grande carattere di questa squadra. Forza Lucchese. Ecco, domenica mi sembra che sono rimasti soddisfatti della prova della squadra, perché è stata una prova. Direi estremamente convincente, che segue quella con la Fortis, quindi sì, la squadra gioca bene, la squadra diverte, quindi un motivo in più per seguirla oltretutto. Domenica erano tutti soddisfatti i tifosi. Ciao Giulio, complimenti per la Lucchese e anche a te, grazie. Domenica scorsa, grande spettacolo anche a Castelnuovo, 700 spettatori e anche un buon calcio, anche se di eccellenza. Sembrava di essere tornato indietro con il tempo, Roberto. Anche a noi sembrava di essere tornato indietro con il tempo. Sì, sia a Lucca che a Castelnuovo. Ti confermo. Ci sia un velo di amarcord per quello che è stato, sperando che da una parte e dall'altra quei tempi possano tornare, no? Certo. Questo ce lo manda Stefano e ci chiede: ma il mitico Puffo ve lo siete scordato? Assolutamente no. L'ho detto perché per Alberto primo Francesconi l'ha rammentato. Ne abbiamo parlato questa sera di Puffo. Puffo era il capo degli ultras. Perché lo chiamavano Puffo? Perché non era molto alto. Ah, ecco. Ma tuttora, viene a Lucca United dietro la curva, era l'inaugurazione. È sempre attivo. Sì. Non era il capo degli ultras, devo correggere, era il capo del Panthers Front. Sì, ecco, bravo. Però c'era la canzoncina, il Puffo è il capo di queste. E quindi io quegli anni lì cantavo quelle lì. Okay. Quindi per me, poi chiaramente ci sono le tradizioni molto prima di me e dopo di me. Io mi riferisco a quei 3-4 anni in cui ero presente. Dove sei stato allo Zecchino d'Oro a cantare queste canzoni. Sì, stasera stiamo facendo la vera storia della Lucchese. Ora, in questo momento, il bello della diretta, c'è qualcuno che sta chiamando Guido. Non gli posso rispondere ovviamente, però mi impedisce di leggere i messaggi. Non mi chiamate. Anonimo. Anzi, finisce dal tasto rifiuta, guarda. Non mi chiamano mai. Ha smesso. No, ok, perfetto. No, ma rifiuta tranquillamente, tanto poi vedrò chi era. Benissimo. Allora, questo non si firma e dice: io continuo per la mia strada, proprio in Lucchese. Per la mia strada, Pagliuca non è da una grande piazza come Lucca. A Lucca sono passati i migliori allenatori, forza magica. Ti devo dire che è vero che sono passati i migliori allenatori, ma in categorie completamente diverse. Per cui io credo che per la categoria Pagliuca sia il numero uno. Ti interrompo un attimo, poi proseguiamo, perché colgo l'occasione adesso di lanciare l'intervista con Pagliuca, sono circa 3 minuti, e subito dopo Alberto Francesconi ci dirà la sua anche su Pagliuca in modo molto schietto e molto franco. Dunque, linea alla regia per l'intervista con Guido Pagliuca, un'intervista che mi piace riascoltare e riproporvela, perché vediamo da una parte un Pagliuca che ha voglia di, veramente avendo tra le mani una squadra che gioca bene, che dà spettacolo, che sta vincendo, di spaccare tutto, e dall'altra però anche consapevole che in questo momento insomma gli stanno capitando un po' tutte addosso. Pagliuca. In attesa di averlo nei nostri ospiti a Curva Ovest, l'intervista del giovedì tradizionale con Guido Pagliuca. Domenica a Capannoli, il Forco, l'ultimo in classifica. Dove stanno le insidie, le trappole in una partita del genere?
Innanzitutto il Forcoli sta rifacendo la squadra in questo mercato, quindi si troverà qualche giocatore nuovo, qualcosa di inaspettato di nuovo. Ci dobbiamo preparare bene mentalmente per non avere assolutamente nessun tipo di calo di attenzione e di atteggiamento, perché è una partita che dà valore alle due vittorie che abbiamo fatto, dà valore ai sacrifici che ci hanno portato alle due vittorie che abbiamo fatto, quindi sarebbe stupido sprecarli. E poi ci dà la possibilità di presentarci allo scontro con la Correggese con un aspetto psicologico positivo, che è una cosa importantissima. Quindi rimanere davanti alla Correggese. Qualche novità, credo voluta e probabilmente anche forzata, vedi la squalifica di Caboni e poi c'è Zinetti che alla fine c'è una frattura all'avambraccio. Questa cosa di Zinetti è uscita ieri perché prima era fasciato normalmente, poi quando il dottore l'ha visitato ha preferito fargli una lastra e è venuta fuori questa frattura. Poi c'è stato un problema con Spanu non indifferente sul ginocchio operato, quindi ha fatto una frenata rispetto ai passi avanti che aveva fatto. Quindi anche Spanu è indisponibile. Sì, e quindi siamo... Non che siamo contati, siamo senza questi giocatori, senza Losicco, che per noi è una perdita, ma non parlo di campo, parlo di qualità umana alla quale fa a tutti dispiacere. Ecco, qualcuno ha scritto che potresti risparmiare anche Specie, visto che è in diffida, e quindi dovremmo vedere all'opera anche quest'altro ragazzo nuovo, Biagini. No, assolutamente no, perché per noi è la partita della vita, Forcoli, non si risparmia nessuno, gioca chi sta meglio, senza fare un briciolo di calcolo e col sangue veramente avvelenati, perché per noi è la partita che, se sbagliamo l'atteggiamento, vuol dire che siamo incapaci di stare in cima, no? Perché a Castelfranco i primi 20 minuti li abbiamo regalati, se col Forcoli sbagliamo vuol dire che sbagliamo qualcosa nella nostra testa. Una impressione sui nuovi? In parte l'abbiamo già visti domenica, a parte il caso di Spanu. Questo Calcagni, di cui si dice un gran bene? Sì, Calcagni è infortunato, non la sapevi questa. Sì, naturalmente è un giocatore nuovo che viene da un'altra società, quindi è arrivato, qualche scossa d'assestamento è normale che ci sia, però è un buonissimo giocatore, cioè è un giovane che aiuterà questa squadra nel completamento degli under che la società mi ha messo a disposizione. E poi Biagini è un giocatore molto bravo, è un difensore che è venuto a dare equilibrio alla nostra difesa, perché eravamo con due soli difensori centrali, quindi siamo contenti così. Allora, credo che sia un'intervista interessante che vorrei subito commentare con Alberto Francesconi. Allora, il mister dice: e Specie gioca. Giusto, sono d'accordo. È in diffida, è uguale, non faccio calcoli. Non me ne frega nulla. Non fare calcoli. Chiaramente gli darei così un input, mi raccomando, se poi evita. Se devi dare la famosa botta, campo, dalla quando ci vuole. Quando lo so benissimo, magari non saltare col gomito aperto, ma cerca di, cioè, qualche consiglio. Poi, e specie Marcos è intelligentissimo, quindi lo sa da sé cosa fare e cosa non fare. I due nuovi che arrivano, Calcagni e su Spanula, non mi è piaciuto molto, mi preoccupa un po' la risposta del mister, perché non lo so, lui non ha detto nulla di particolare, però su questo ginocchio operato pare, insomma, giochi operati purtroppo. Ci sta però due giocatori nuovi che arrivano. Io Spanu se Calcagni poi dice che comunque stava giocando, quindi doveva essere anche in condizione. Calcagni è un giovane, non lo so, viene da Deruta, no? Da Deruta. Quindi non, fino a che non si vede giocare un paio di partite non puoi dare. Domenica è entrato, però in pratica a tempo scaduto. E Spanu invece è stato mio compagno quando giocavamo nel Pisa. Quindi lo conosci bene? Sì, lo conosco, lo so le caratteristiche, cosa ti può dare, cosa non ti può dare. Lui non è magari più, non è la prima punta. Neanche lui è un generoso che corre, rincorre, mena, picchia, sponda, queste cose qui. Non è il Tarantino che magari è sterzata e angolino. Che idea c'hai di Guido Pagliuca come allenatore? Pagliuca, quando vedevo Lucchesi giocare l'anno scorso e quest'anno. Quest'anno capisci subito che i giocatori in campo sanno cosa fare. E lì capisci che è merito del manico. Poi magari puoi dire che Pagliuca ha qualche difetto caratteriale,
quelle sono sfumature, però se la squadra sta in dice campo dice troppo esuperante forse, vabbè certo. Giustamente, però lui è probabilmente così, avrebbe, se non avesse quel carattere esuberante avrebbe fatto più carriera, anche se giovanissimo, più giovane di me, quindi sì, ha 37 anni appunto, quindi. Io ho 42, quindi non è, quindi ha tutto il tempo per farla. Però il tempo ce l'ha, come mi sono modificato io in certe cose in campo, si può modificare con l'allenatore, come si dice, morditi la lingua, oppure conta fino a 100, quindi in quelle situazioni lì. Però se la squadra gioca, anche se bene, vince, se il mister ha un carattere spigoloso, pazienza. Però insomma, ne hai parlato in termini lusinghieri, soltanto dicendo che si vede la mano dell'allenatore. Due al volo e poi dobbiamo andare in pubblicità. Occhio, perché si rischia di dover fare un altro quarto d'ora. Ma se quando ti dico due al volo ti metti a commentare, non No, no, te lo dico, perché dopo sennò si arriva lunghi. Sarebbe clamoroso. Ciao a tutti, sono Marco. Basta con questo pessimismo intorno al presidente. Secondo me si sta appassionando sempre di più e sinceramente tutto quello che ha detto finora lo ha mantenuto. Forza Lucchese e forza presidente. Poi c'è un messaggio che dice: il biondo era il gallo. Infatti, senti la voce. Come il biondo era il gallo? Sì, il biondo era il gallo, cioè uno che ho soprannominato il gallo di cognome. Ho capito. Qualcosa mi fa venire in mente, però ripeto, è passato troppo tempo. Questo qui ci dice: siete ridicoli. E anche te che scrivi, non sei da meno. No, vabbè, noi accettiamo anche le critiche. Sì, ma se siamo ridicoli, c'è il canale 5, Rete 4, Italia 1. X-Factor, no, ora che c'è la finale. Guardate la finale. No, ma almeno, aspetta. Se uno guarda, se siamo ridicoli, almeno spiegaci perché. No, vabbè, ma lascia stare. No, spiegaci perché, così ci cauteliamo e vediamo di essere un po' meno dolenti. Però se uno guarda ridicoli, diventa ridicolo a sua volta. Io non mi arrabbio, non ti arrabbiare. No, non mi arrabbio, mi fanno sentire da ridere. Alla Lucchese, stiamo da ridere. Allora, questo qui ci dice: e il magico Yogi? C'era anche Yogi che veniva in curva, Non vorrei che alla fine ce lo dicessero, perché... Ma è un modo di ricordare tutti quelli che sono anche tifosi della Lucchese, certo, che sono parte importantissima della storia della squadra, no? Credo. Magari alla fine. Potrei dare un consiglio così... Anche ogni tanto di far vedere qualche amarcord di quegli anni lì, il gol di Salvi contro l'Alessandria, il Lucchese Story, le cose lì fatto, che magari è moto l'Ambrogio. 30 secondi che io non c'era, seguito, quella partita. Ti devo tirare le orecchie, non no, c'è seguita l'anno scorso. No. C'era l'anno scorso. L'anno scorso sono anche venuto un paio di volte. C'era il Lucchese Story, lo facevamo. Grazie all'amico Ambrogi, no? Ah, sì. Quindi magari lo riprendiamo da dopo le feste. Ormai chiudiamo questa vita nuova. Ecco. Armiamoci di forche e sgraffiamo il microbo Forcoli, da Lucchetto Duro. La canzoncina a Beppe Lorenzini che vendeva i giornalini, te la ricordi, Giulio? Sì, questa me la ricordo, ma non si può cantare assolutamente in non prima si può, serata. Non no, si può. Prima serata, assolutamente no. E noi non la ma cantiamo. Neanche in seconda serata si può cantare. Giornalini, quei giornalini si intendeva. No, è una rima con giornalini. Quella di Mastro Pasqua, Telesio, quella no, lì. No, quella è un'altra. Ma quella su Beppe Lorenzini non si può cantare, né ora né mai. Scusaci. Ciao Alberto, mi dispiace per come è andata la tua stagione, ma tutto insegna. Sono sicuro che se tanto mi dà tanto, la tua carriera da mister sarà veramente rosea. Saluti da Roberto. Quello che volevo dire, magari in un ritaglio di tempo, che anche dalle ceneri oppure da qualcosa di negativo si impara sempre. Certo. Vabbè, è cominciato ora qui dalle ceneri. Sì, ma si impara anche da mare, però si impara anche da ora poi cose ne parliamo fra un po' del Forcoli. Ora fa paura pure il Forcoli. Confermo, Pagliuca mediocre. No, va bene, però ci vuole Alberto, tu che sei. Il parere sono sacri. Ma voglio dire, ma non è che Pagliuca, anche qualora lo pensasse e non lo pensa, non è che uno può dire davanti a un microfono, alla telecamera: andiamo là, perché? Ripartiamoli. Perché cosa succede se te pareggi o perdi? Ma perché? No, ma ti poi, fanno rivedere quell'intervista in cui dicevi andiamo a Forcoli, diciamo 10-0. Ma poi nei giocatori e nello spogliatoio cosa inculchi in quel momento? La squadra, la concentrazione credo sia fondamentale, no? Non si va in campo. La parola predicare l'umiltà è questa, quella dell'intervista che ha fatto Pagliuca. Sa benissimo che c'è 10 spanne, come si dice, fra Lucchese e Forcoli, ma non lo può dire. Io al microfono le stesse cose direi. E non puoi ascoltare anche mai. Anche lui che ha mandato il messaggio, se fosse stato l'allenatore della Lucchese, gli fanno un'intervista, avrebbe risposto più o meno le stesse cose. Bravo. Al volo l'ultimo e poi andiamo in pubblicità. Lazzini non è rimasto perché è un allenatore che non si faceva manipolare dalla tribuna. La verità è questa. Dice, la verità è questa. Non con chi era in panchina dopo di lui, che era solo di facciata. Ciao grande Alberto, il Diba. PS, non ci scordiamo Quirino, ma qui non ci si scorda nessuno. Assolutamente, Quirino, dobbiamo fermarci però per la pubblicità, poi torniamo, vediamo le immagini di quel Forcoli Lucchese dello scorso anno.
che fu partita a dir poco, fece gol a dir poco rocambolesca, sì, fortunosa. Doppietta di Canalini che si fece conoscere, poi dopo fece anche dei bei gol. Però gol di sedere, no? Sì, fu abbastanza. Rinvio, coscia. Sì, sì, andò a vantaggio con un gol di Fiorentini, se non ricordo male. Il che era andato a Fidenza. Linea alla regia e torniamo subito dopo.